E benvenuti a questa nuova settimana. Qui siamo a Inside the Game, Akire Factotum, e questo è l'unico vlog citato nei Vangeli apocrifi. Citato chiaramente poi. C'è In che parte? sta Perché proprio il link. Cioè, si può proprio qua. cliccare Perché sopra. tu c'hai Vangeli apocrifi versione Twitter, Certo, e me li sono cioè. scaricati su tutte le mie Esatto, e periferiche. quindi c'è il link proprio al Sì. videoblog nel Vangelo apocrifo di San Crispino. Famosissimo. Famosissimo Certo. Vangelo apocrifo. Rifiutato dalla Chiesa, Sì, lui peraltro. aveva detto delle cose strane a quello che è successo, però appunto disse che a un certo punto Gesù si mise in contatto con il futuro e vide dentro una Un strana macchina, videogioco. no, una strana macchina che era il computer, uno strano sito che era YouTube, con due persone che gli hanno detto delle cose sulla Lui poi si è verità. rivenduto all'ultima cena. Sì, quale delle cose che hai detto tu? Molte delle mie battutine. Mi ha detto un tal Giuda. Mi Sì, ha immaginavo. spoilerato. Quindi, benvenuti, dicevamo, e voi siete dentro al videogioco perché è un po' che non lo dico, lo dovevo dire. Puntata che parla di attualità, giochi che sono usciti Finalmente. o in procinto di uscire. Cominciamo con in procinto di uscire? Cominciamo con in procinto di uscire e ce ne andiamo sulle calde spiagge della PS4 Calde con il spiagge. tuo amico Hai fraterno visto? E Yoshinori io ho Ono. dei video con lui Sì, abbracciato. È vero però, è solo che tutto lui vero. per questo video su Deep Down ha scelto il suo carrozziere giapponese e non te come Sì, beh, aiutante. effettivamente c'è una pettinatura da Insomma, carrozziere, con poi tutto il rispetto per la stanno categoria. evidentemente parlando della macchina di Yoshinori Ono che è gravemente incidentata e lui poi gli fa vedere anche Deep Esatto, Down. gli dice: guarda, l'ha incidentata un tizio con un'armatura e una spada, Eccolo ed qua, eccolo qui, te lo faccio mi ha vedere. spaccato la macchina. Ora, di questo Deep Down ci sono un sacco di cose da dire e sono pure molto contrastanti tra di loro. Perché da una parte graficamente è veramente micidiale, cioè mi piace proprio un sacco, mi piacciono gli effetti di luce, mi Sì, piace bisogna tutto. vedere se c'ha sta patina che sembra finto, cioè nel senso Un po' che il sembra. frame rate o comunque i colori cercano Però un po' di sì, fare un lavoro sulle texture, fa il capito? Però, gigione, no? Cioè c'è esatto, del bravo. gigionamento, tutti però i riflessi, le luci, mi piace tutto molto. Mi piace chiaramente che ricopi in modo schifoso almeno l'estetica di Dark Souls piuttosto che il gameplay. Invece, proprio passando al gameplay, quello che in questo video si vede, giusto il carrozziere può essere molto accondiscendente perché non sembra molto, né molto dinamico. Adesso vedremo un po' di scontri. Ecco, queste sono tutte scene che mi piacciono Sì, però, ma moltissimo. sei sicuro? È l'ambientazione che spacca proprio. L'ambientazione è molto bella, È cioè che mi piace il proprio. level design dei livelli, dei mostri, Per e quello esempio, quello è. che fa poi la differenza in questi giochi dovrebbe essere proprio il Guarda livello che faccia! design. Guarda che Lui non faccia! sa di che cosa si sta facendo, cioè dice, ma che cosa, ma quest'uomo cosa vuole da me? Cosa vuole? Io Perché voglio mi sta solo i soldi della facendo? riparazione del fanalino posteriore. E questo mi fa vedere, ecco, gameplay puro, no? Qui c'è, quindi, combattimento che non mi sembra dinamico e non mi sembra nemmeno molto interessante, cioè di fatto sta fermo e aspetta di infiocinare l'uomo Beh, porcello. magari siamo a livelli di intelligenza artificiale, non Sì, ancora. però dico quello che proprio ti è richiesto, no? Cioè comunque sia, va bene, lui è stupido e quindi non schiva e non fa niente, però mi sembra molto, molto statico, molto, Sì, beh, non ci concordo, vedo qualcosa non è che. che mi divertirà a giocare. Poi quando vedo uno così che alza lo scudo e gira l'angolo, comunque sia, rimango sempre, no, stupefatto. Vorrei che avesse questa grafica Dark Souls 2, non ce l'ha, chiaramente. E non so, anche la faccenda che sarà free to play. Ma questo che significa? Cioè, nel senso, un titolo in esclusiva PS4 sviluppato da Yoshinori Ono, free È una cosa, cioè, sono quelle to play. Cosa mi fanno classiche. comprare? I Esatto, livelli, cioè, le poi alla fine di fatto armi? che cosa Eccolo, compro? guarda, sta dicendo, la ruota Ma è. la ruota che ti ho messo costava 300 euro e tu non me li hai dati. Me li vuoi dare? Perché mi stai a far vedere sto gioco? Non E mi frega Yoshinori il chiaramente gli fa vedere il drago che notoriamente distrae chiunque, un bel cazzo. drago, no? E quindi adesso Cioè. lui sarà fomentato. Vedete, Yoshinori è proprio eccitatissimo. Sì. Peraltro sono orgoglioso di essere in un quadratino Insieme a Yoshinori. esattamente come Yoshinori Grande, Ono. grande. Comunque sia, io me lo aspetto perché insomma PS4 adesso è uscito Infamous Second Son, quindi comunque Che sia pare sia fighissimo, ce l'ha un detto gioco un certo valido. Dolmasters, Esatto, che eh? abbiamo ucciso poi dopo che ce l'ha detto. Sì, E l'abbiamo.     װ││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 
troppo... abbiamo anche mangiato. Sì. E, quindi comunque sia, cominciano a uscire giochi per PS4, questo Deep Down sarà intanto una possibilità, e non vedo perché non dargliela. No, certo. Diciamo che quando un game designer è così tanto contestualizzato in un genere... Però volevo dire, esatto, che questo ha fatto Street Fighter fino all'altro ieri. Diciamo che se io avessi fatto Street Fighter avrei, non lo so, delle donnine con i canestrelli. Ma tu sempre hai le donne, pensi? No, perché comunque sia, cioè, Street Fighter è il top. Beh, Street Fighter nel suo genere sicuramente ha fatto molto, però adesso ti lanci in una nuova produzione, sei anche un po' uomo immagine, perché lui è molto, molto uomo immagine, su Twitter è seguitissimo, certo. C'è questa cosa di fare le foto con Blanca ovunque. Devo dire che mi aspettavo il piccolo Blanca nel video, però ho pensato che forse c'era questione, perché comunque sia un personaggio, una proprietà intellettuale che non è tua, è di Capcom, cioè, vabbè, chissà, comunque sia... Blanca un po' ci manca, ma siamo già affezionati al carrozziere. Quello non ce lo dimentichiamo. La prossima volta faccio il botto, chiamo sicuramente lui dal Giappone, gli faccio vedere due draghi anche e non paghi, anzi ricordate, provate con il vostro carrozziere. Truccone proprio. Allora, da Yoshinori a signor Kojima, che è appunto l'uomo dei due mondi nel campo dei videogiochi, o quantomeno sembra esserlo. È uscito in questi giorni Metal Gear Solid Ground Zeroes. Metal Gear Solid 5. Ground Zeroes. Posso dire il prologo di Metal Gear Solid 5 o non lo posso dire? Se non dici il prologo succedono dei problemi, no? Perché comunque sia, nella sua natura di episodio quasi stand alone, no? Può essere vissuto così, lo prendi, lo giochi, lo finisci e ciao. Va bene essere un episodio slegato, considerarlo come prologo va bene perché è un antipasto dato ai fan per premiarli di un'attesa che comunque sia sarà un po' lunghetta, quella per The Phantom Pain, e è anche un po' la risposta a quando questo fu presentato all'E3, no? Perché comunque sia poi non può passare un intero anno, certo, senza che quel gioco è uscito, e quando mi devi dire ancora quanto devo aspettare con Phantom Pain. La questione del suo prezzo, nel nostro meraviglioso caso dell'Italico Stivale, è influenzato da un distributore abbastanza noto che fa questo con Konami, sempre, ogni volta che c'è Konami. Non solo, penso che lo faccia con tutti i suoi giochi. Innanzitutto con Konami succede sempre. Poi PES, sono tutti, insomma, quindi va a costare a oggi, comprato retail, come direbbero i puristi, 40 euro. Puristi che siete in ascolto. Però quello che io dico è, innanzitutto è sempre comunque sia un, anche se un brandello di una saga leggendaria, il fatto che a me non interessi, non piaccia, questo non, è un altro paio di che mani, non ce ne frega veramente. Io onestamente non sono proprio un fan di Metal Gear, però cioè io ho giocato al primo vecchissimo, poi al Metal Gear Solid 1, al 4, poi all'1 e al 3. Ok, perché non mi appassiona questo tipo di giochi, però comunque sia riconosco il valore di una serie di opere tutte diverse tra l'altro, che hanno provato in modi particolari e assolutamente personalissimi a fare qualcos'altro rispetto al classico videogioco che fosse di infiltrazione. Sì, per carità, qualcos'altro. Quindi, però poi questo qualcos'altro si è perso negli anni. Mo io non voglio attirarmi le critiche di mezzo YouTube fan di Metal Gear, però c'è. Cioè, vogliamo dire che a parte gli autoriferimenti che sono bellissimi, è molto bravo lui, fortissimo, non si è poi inventato tanto dal 3 in poi. No, però comunque sia il prodotto finale che esce, sì, ha sempre degli standard qualitativi, è sempre di una qualità micidiale, cioè, proprio. Ma quindi comunque sia anche in questo caso, per una, allora avrete sicuramente letto e visto video, questo chiamiamolo di strano DLC può essere finito anche in 10 minuti. E comunque sia la sua durata è molto breve in tutti i casi, anche se provate a esplorare tutto, come ci ha dimostrato peraltro Dollmaster con il suo Twitch dell'altra sera, perché praticamente l'ha finito. Seguite Dollmaster su Twitch. Esatto, ogni tanto è anche nudo, quindi vale la pena. Cazzo, me lo sono perso. Invece io lo seguo sempre per quello. Però comunque sia, ecco, come intermezzo e come attesa per qualcosa di più grande da venire, secondo me vale la pena proprio perché è Metal Gear. Poi certo, se uno si vuole soffermare solo sul lato mi stanno fregando 40 euro, probabilmente anche questo è vero, nel senso che sono capaci tutti, no? Cioè se facessero uscire due livelli di un Super Mario a 2 euro, probabilmente tutti li comprerebbero. Giusto. O del nuovo Super Mario. Però non diresti che ti hanno fregato 2 euro non perché direi, Super perché Mario. Perché non me li starebbero fregando in quel caso. Vabbè, in quel caso vabbè, non me li starebbero fregando. Allora, siamo giunti al punto cruciale della puntata. Come sapete, Massimo... è un anno che aspetta un videogioco. In realtà sì. Non ha voluto vedere filmati, non ha voluto... Fino, cioè,
si tappava l'orecchio, è uscito nella puntata, ce l'ha fatta, l'ha comprato, lo sta giocando, probabilmente lo vedrete anche in dei video di gameplay sempre sul nostro canale, Dark Souls 2. Dark Souls 2. Ti lascio con il tuo Dark Souls 2. Allora, beh, qui ci sarà all'inizio un po' l'introduzione, che è la parte meno importante, perché chiunque abbia giocato a Demon Souls prima o a Dark Souls dopo sa benissimo che la trama non è che sia proprio rilevantissima. Anche se tu poi mi dici sempre che è bella, però. Per me è molto affascinante. Cioè, vedi, il fatto di essere un... In questo caso qui poi si parte dalla vita. Cioè, questo sarà quello che poi è il nostro personaggio, che è vivo e che fa proprio la scelta di buttarsi in una specie di buco senza fondo, sapendo benissimo che andrà a finire in un mondo che credo Drag Lake si chiami, che è diverso quindi da quelli precedenti, e in cui sarà messo alla prova costantemente come non morto. In realtà la prima vita che uno vive nel mondo di Dark Souls la fa da personaggio umano, caduto in questo mondo, poi la morte è dietro il primo angolo che capita, e quindi si parte con l'essere non morti. Ed è molto, secondo me, molto affascinante, ed è anche una cosa che è stata introdotta adesso, il fatto che le morti, al di là di far perdere anime e quindi punti esperienza e soldi, fanno abbassare la barra della vita permanentemente. Cosa? Cioè, ogni morte succede che questa barra, e come la recuperi? Ritornando umano, usando l'oggetto collezionabile per diventare umano, e quindi la barra si rialza. Quindi però perdere 100 vite a un boss significa farlo fondamentalmente tante volte, sempre più vicino, e quindi è sempre più difficile. E la figata che si lega con la trama è il fatto che proprio nell'incipit di prima il nostro, chiamiamolo eroe, nel momento in cui sa che diventerà un non morto, rischia di diventare un personaggio non giocante del gioco, un mostro, nel caso in cui la sua umanità arrivi a zero. Quindi la sfida è quella di rimanere intanto non morto. Certo, questa cosa è una umanità, scusa ti interrompo, mi ricordo molto Eternal Dark. Molto Eternal Dark, però lì c'era la sanità mentale, sì, no? Cioè lì c'era diventare pazzo e morire. Qua invece c'è, sei un non morto e rischi di diventare un essere vuoto, quindi un mostro del gioco. Okay. E questa è una cosa molto bella. Le cose, quello che è cambiato è in realtà abbastanza poco, c'era il terrore che fosse più facile, ed è vero a metà, perché adesso succede che nel caso in cui il giocatore uccida 10 volte anche un solo singolo mostro di quelli che si incontrano nel livello, quel mostro non tornerà più, mentre invece nei precedenti c'era sempre, quindi se per andare da un boss bisognava uccidere 6 mostri, bisognava ucciderli anche 100 volte quei 6 mostri. Invece adesso dopo 10 volte spariscono e si possono far tornare se uno volesse farmare o avere sfide più robuste. La parte della difficoltà in sé è rimasta uguale, perché se uno pensa, io a volte vorrei avere la telecamera per inquadrare quello che fanno le mie mani mentre c'è un boss, no? Perché comunque sia ti muovi per chilometri in 10 centimetri di spazio. Tra virgolette se abbiamo in Street Fighter. È una cosa allucinante, perché comunque sia il livello di... È la cosa più importante, io dico provatelo tutti. Okay, perché non è un gioco molto frustrante e molto difficile, ma non è un gioco scorretto. Non ci sarà mai un'occasione questa in cui è una bella cosa, la morte succede per una cosa. Hai sempre sbagliato, hai parato tardi, non hai controllato il vigore. Ti faccio una domanda veramente importante. Ma secondo te le nuove generazioni di giocatori, che insomma diciamo noi abbiamo 35 anni, voi all'ascolto magari invece ce ne avete molti, sono pronti a Dark Souls 2? Io spero proprio di sì. Cioè, non è gente abituata a dei tutorial super facili che ti portano praticamente già a metà gioco e poi sì, devi fare l'altra metà. Sì, e probabilmente ci giocheranno con la guida, però lì è questione di perdersi le emozioni. È come vedere un film horror con la luce accesa, perché non ci vuoi avere paura. E allora non ti vedi il film horror. Ok, apposta. È molto facile, cioè, fondamentalmente è così. La difficoltà è tanta, ma la soddisfazione non è quella di, che ne so, ho trovato il centesimo piccione di GTA, che non è nulla, cioè che non certo, c'hanno, okay. È veramente e poi le emozioni che dà sono enormi, perché quando uno è rannicchiato dietro al suo piccolo scudo è come se ci fosse veramente, cioè come se certo, nel frattempo succedono no, fiammate, botte, vieni spostato, caschi per terra, cioè secondo me è meraviglioso. Se andiamo sulla parte realizzazione tecnica, sposo un noto fumettista italiano che ha detto che From Software dovrebbe semplicemente appaltare la parte grafica e tecnica a qualcuno che la sa fare, perché loro sono fortissimi sulle ambientazioni, sui mostri, sul level design, esatto. Sono delle belve, perché ogni stanza è combinata apposta per essere difficile e risolvibile, quindi sono proprio bravissimi. Però il gioco, cioè, sarà stato che il buon Dolmaster è ormai già nella next gen, però
ci ha colpito proprio perché è Sente il molto peso degli scarno, anni, poi è ok. vero che è un open world senza caricamenti, questo non lo considera mai nessuno, nel senso che Mortacci. comunque sia i caricamenti ci sono quando uno prende il falò Beh, e però quindi questo. cambia location del tutto, però camminando i caricamenti non ci sono mai. Quindi però è inevitabile vedere texture marroni, grigie, no? Cioè comunque cose un po' scrausette. Io sono super, ho fatto 70 ore, 70 ore, sì, E non è 70 ancora ore. finito. No, credo di essere un forse a metà, ma non ne ho la più, sinceramente non ne ho la più pallida idea, perché magari passo un giorno su un boss, cioè lo so che non è, Ho capito, ho non depone a capito. mio Ma favore. invece è giusto che ci sia gente che sentendo l'emozione che traspira, come l'ho sentita io, capisca che effettivamente questo gioco, mettendoti alla prova, cerca un'altra strada nel videogioco. Cioè, alla fine, siamo partiti dal trial and error, siamo partiti E da qui è Wonder Boy. esattamente così. Quanto era il figlio Wonder È Boy? proprio bello Cioè. perché è proprio, è come, è veramente come vivere delle emozioni nella vita vera, no? Cioè tu comunque sia, puoi pensare di aver fatto tutto giusto, fai un errore, hai mandato tutto, diciamo, a puttane. È uguale a così, uguale in Dark Souls. Tu puoi fare tutto preciso, basta che sbagli una cosa e magari hai sbagliato quel blocco su quell'attacco che ti ammazza. E riparti. Ti rialzi e riparti. Riprendi lo scudino, c'hai meno vita. Hai usato gli oggetti consumabili. Auguro Ebbene, quindi come dire al mio massimo. parroco che vengo domenica. Dopo 2 settimane di Dark Souls vengo, facciamo tutto un conto. 2 settimane e non se ne parla più. Allora, su questo, sul fatto che tu andrai a messa, direi che ci vediamo la prossima settimana.